Bene, sì, si è svolto proprio questa mattina qui all'interno dei saloni di rappresentanza della Prefettura, quindi nel Palazzo del Governo, questa cerimonia sempre particolarmente importante e suggestiva di apertura dell'anno giudiziario del TAR del Friuli Venezia Giulia. Per noi è stato un momento importante. Proprio perché insomma, il prefetto, come sintesi della pubblica amministrazione a livello provinciale, è ben consapevole del ruolo peculiare che ha la magistratura amministrativa nei confronti della pubblica amministrazione. E da questo punto di vista, ecco, mi piace ripetere quello che ho detto in occasione dell'apertura durante i miei saluti come padrone di casa. Cioè, in effetti, diciamo, il momento in cui una pubblica amministrazione si trova ad essere soccombente in un giudizio davanti alla giurisdizione amministrativa non è da considerare una sconfitta, quanto piuttosto come un'opportunità, un momento di crescita, perché evidentemente l'amministrazione nella realizzazione dei propri scopi attraverso l'azione amministrativa potrebbe avere, diciamo, errato in qualche modo e quindi nell'utilizzo degli strumenti o dei mezzi, non aver realizzato appieno quello che è il fine alla quale è preposta e quindi con il contributo dei magistrati amministrativi evidentemente si riesce anche meglio a poter garantire il principio fondamentale previsto dalla nostra Costituzione, che è quello del buon andamento della pubblica amministrazione. Quindi rapporto di collaborazione massima e insomma di grande rispetto per l'opera preziosissima che viene svolta. Oggi abbiamo fatto l'inaugurazione, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. È stata una bella cerimonia con grande partecipazione, avvocati, magistrati, colleghi, autorità militari, ecclesiastiche. Abbiamo un po' illustrato i dati statistici che hanno rivelato come il nostro TAR, il TAR del Friuli Venezia Giulia, sia un TAR molto virtuoso, il più eccellente TAR d'Italia in quanto non vi è alcun arretrato. Non esiste il problema dello smaltimento dell'arretrato, c'è una velocità anche nel deposito delle sentenze che non è pari a quella di nessun altro TAR italiano, quindi un'estrema efficienza, una grande efficienza del personale, personale non soltanto qualificato professionalmente, ma anche di un'estrema, come dire, compostezza e anche educazione. Sembra di stare in un ufficio veramente di altri tempi. E questo evidentemente aiuta moltissimo, agevola. Devo dire, è stato veramente un piacere sapere che esistono ancora uffici che funzionano in questo modo, con personale che abbia questo spirito di servizio, questo spirito di abnegazione e questo amore anche per il lavoro che svolge. Anche un buon foro, ho detto che quello che voglio instaurare io è un rapporto di collaborazione. Col foro, col mondo degli avvocati, ho una provenienza di questo tipo perché facevo l'avvocato, prima avvocato del Libero Foro e poi avvocato dello Stato, quindi conosco bene qual è la problematica di chi deve difendere e ho sottolineato quanto importante sia la funzione dell'avvocato e quanto sia difficile e quanto siano bravi gli avvocati e quanto il lavoro degli avvocati sia in fondo più difficile di quello del magistrato, almeno per alcuni aspetti e sotto alcuni profili, in quanto è l'avvocato che deve fare la prima interpretazione della norma e addirittura andare a scovare la norma che si attagli al caso concreto, alla fattispecie. Lavoro proprio devoluto agli avvocati. Il magistrato non fa altro che scegliere fra due o più tesi che sono quelle propugnate dalle parti processuali. Poi certo il giudice ha una difficoltà di fondo che è quella poi di decidere e di assumersi la responsabilità morale. Però sotto il profilo tecnico il lavoro dell'avvocato è forse più difficile, ribadisco, e sicuramente di grandissimo pregio. Quindi ho sottolineato questo fatto e ho detto che io sarò sempre a disposizione degli avvocati per instaurare un rapporto di collaborazione che possa condurre alla massima efficienza ed efficacia possibile. Ho detto che l'ufficio, il TAR, deve diventare una vera e propria casa, la casa degli avvocati e la casa dei funzionari, o meglio una stanza di una casa comune e quindi la sensazione non deve essere quella di uscire da casa, ma di entrare in una stanza di casa propria, una stanza dove si deve amministrare la giustizia nel miglior modo possibile. Dopo aver fatto un cenno alle statistiche per dimostrare appunto l'efficienza del TAR, la virtuosità, diciamo, del TAR del Friuli Venezia Giulia, così poi ho fatto un intervento a braccio in cui
ho sottolineato quali devono essere, secondo me, le qualità fondamentali di un buon presidente, oltre che di un buon magistrato, e ho detto, come dire, che a mio avviso un buon presidente deve essere soprattutto equilibrato ed imparziale. Sull'equilibrio ho detto spesso qualche parola, sulle modalità attraverso cui la funzione deve essere esercitata, secondo me occorre sempre essere estremamente disponibili e avere, come dire, ho fatto un esempio che è quello, un principio, diciamo, che nella vita mi ha sempre accompagnato anche nell'educazione delle figlie, cioè cercare di dire per quanto possibile sempre sì, anziché sempre no, e sempre sì, a condizione, ponendo delle condizioni che rendano poi ragionevole questo sì. E questo è un metodo di vita che mi ha sempre accompagnato, spero di attuarlo e l'ho attuato e continuerò ad attuarlo nei confronti degli avvocati, nei confronti dei funzionari, dei dirigenti, sì, a condizione che ciò che chiedono sia obiettivamente realizzabile, quindi rendere partecipi delle scelte le persone, condurle a ragionare, condurle a mettersi anche nei panni dell'altro al fine di comprendere se le condizioni poi effettivamente ci siano, le condizioni per l'assenso. E questo per me in questo, diciamo, si realizza un po' l'equilibrio, in questa serenità che porta al dialogo fra tutte le parti che sono coinvolte nel sistema giustizia. Per quanto riguarda l'imparzialità, ho sottolineato come sia in fondo ovvio che un giudice debba essere imparziale, però allora sono andato un po' a individuare i momenti in cui l'esigenza di imparzialità deve essere maggiore, che sono il momento in cui c'è l'istanza cautelare, perché nell'istanza cautelare il giudice deve un po' ponderare e deve contemperare gli interessi privati all'interesse pubblico, e quindi là, diciamo, è maggiore l'esigenza, è maggiore anche la difficoltà di mantenere l'imparzialità. E la stessa cosa ho detto per alcuni altri momenti dell'attività di un presidente, quale per esempio il momento in cui si fa la cosiddetta politica giudiziaria. Anche là ho detto che occorre mettere da parte le proprie idee politiche, che poi ognuno ha ed è giusto che abbia, ma che non devono filtrare, che non devono diventare nemmeno come dire, una ragione delle decisioni. Le decisioni di politica giudiziaria devono essere comunque improntate sempre all'attuazione dei principi costituzionali. E forse, come dire, la politica giudiziaria consiste nello scegliere, nel simpatizzare, fra più valori costituzionali, quello che più si avvicina, diciamo, alla mentalità del Presidente, ma comunque rimanendo sempre all'interno dei principi costituzionali e dei valori costituzionali.